Sabato e domenica prossimi qui a Borgo Cavour ci sarà tanto movimento, tanta animazione, perché c'è appunto la festa di Borgo Cavour. Allora, per conoscere tutto quello che sarà l'avvenimento, le iniziative e quello che accadrà, insomma, lo chiediamo a una persona che vive questo borgo. Sì, allora questa è una festa che è stata voluta fortemente da tutti i commercianti per riattivare la via, ma più che altro perché sono 20 anni che organizziamo la festa del borgo e quest'anno l'abbiamo voluto fare in maniera speciale. In maniera speciale vuol dire che abbiamo veramente cercato di creare una collaborazione non solo per tutta la via, ma anche per tra tutti gli abitanti di via Cavour. Ci saranno due band, i Neutroterra e i Bungoron Band, che suoneranno sabato 13 e domenica 14. Si potrà degustare tutti i piatti tipici marchigiani, come le crestaiate con i fagioli, le tagliatelle fatte a mano da noi al ragù, la piada sfogliata, la trippa, i fagioli, tante altre cose. Ma ci sarà l'esposizione di quadri, chiedendo anche la collaborazione di artisti fanesi all'interno del Palazzo Speranzini, ma non solo. La cosa più importante, anche una delle più belle, è anche che ci saranno due o tre punti per quanto riguarda l'animazione per i bambini, una all'interno dei giardini e una invece qua all'inizio di via Cavour, ma che abbiamo cercato di creare dei giochi proprio a tema per loro, dove si potranno divertire, disegnare, in più portare anche a casa un ricordo di questa serata. E un'altra cosa, ci saranno due lirici che canteranno durante la serata, ci sarà spettacolo, intrattenimento.